Benvenuti ragazzi, siamo di nuovo qui fortunatamente con un altro video di Passione Fishing Planet. Allora, siamo qui oggi per continuare la nostra avventura al White Moose. La volta scorsa abbiamo visto come affrontare la prima missione, quindi per tutti i pesci piccolini e non di grossissima taglia. In più abbiamo preso anche qualche salmone atlantico. Vi dico questo perché nella seconda missione prevista, scusate, nel White Moose c'è la cattura del salmone atlantico, che probabilmente ci capiterà di prenderlo anche oggi, ma se non ci dovesse capitare, avete visto nello scorso video come prenderlo, fondamentalmente sempre in fondo a destra, dove c'è quel tronco che si è schiantato in acqua, dove sono stati presi tutti quegli altri. Non è stato messo tra la lista dei pesci da prendere, non è stato messo nella mappa perché non faceva parte della lista dell'altra volta, però se questa volta lo prendiamo ce lo mettiamo. Allora ragazzi, detto questo, non perdiamoci in chiacchiere, il gioco sta girando, noi adesso ci teletrasportiamo in game e vediamo cosa dobbiamo catturare. Eccoci qui, allora, questo è quello che dobbiamo fare oggi: la cattura del coregone bianco di lago, salmerino di fonte, salmerino di lago e splake. Viaggia verso White Moose e il cattura del salmone atlantico, che, come avevo detto prima, è già stato catturato. Allora, noi adesso andiamo nel lago. La nostra attrezzatura è fondamentalmente quella della scorsa volta, solo che sono stati aumentati gli ami, quindi amo del 5/0, amo del, non lo so, del 6/0 e così via, e magari esche anche un attimino diverse, tipo le uova di salmone artificiale o il sacchetto di uova, o come in questo caso le uova naturali. Per la canna spinning, la Tethys, diciamo la novità di oggi, abbiamo messo un cucchiaio medio 42 grammi 4/0. Allora ragazzi, andiamo in game e cerchiamo di recuperare questi pesci. Allora ragazzi, la Brutus è andata in cattura. Guardate che meraviglia. Pensavo. Guardate che meraviglia. Guardate come la Brutus ce la fa, perché non è che ce la fa. Però, ho appena cominciato a posizionare le canne. Allora, che cosa abbiamo preso? Guardate, il salmone atlantico che dicevamo che serviva, che per ora era già stato preso, lo abbiamo preso anche questa volta. Preso con amo 5/0 e sacchetti uova. Vado a mettere la boa, questa qui è una boa vecchia, segnalazione che non interessa. Ecco qui, salmone atlantico, sacchetto di uova. Andiamo avanti e depenniamo altre voci dalla lista. Eccoci qua ragazzi, cosa abbiamo agganciato con la Tethys, cucchiaio medio 42 grammi 4/0. Allora, salmerino di lago, 4 kg 979 grammi, 78 cm 498 crediti. Poi andiamo a mettere su mappa anche velocemente. Stanno qua. Ok, ecco qui, canna numero 2, esattamente la Majesty. La farà? A parte il fatto sembra che il pesce stia dando una mano nuotando. Se fa parte della nostra lista. È un salmerino di lago da trofeo. No, c'è. Fa parte della nostra lista, ma è già stato depennato, quindi niente. Andiamo avanti. Allora, Spellancer in cattura. Andiamo fuori. Allora, abbiamo preso lo Splake o Splake, una cosa del genere, 2 kg 652 grammi, 67 cm 401 crediti.
Mettiamo subito un bel punto in mappa. La Majesty. Guarda come si piega, guarda come si piega. A questo punto manca soltanto il Coregone e il Salmerino di qui. Vediamo secondo questi. Titolesche naturali correnti. Vediamo un po' se riusciamo a catturare il Coregone e il Salmerino di fonte. Allora, ragazzi, siamo spostati su Parca. Vediamo un po' la Casadora. Cattura proprio sotto. Oh, Coregone bianco, è arrivato subito. Coregone bianco di lago. Vediamo un attimo. Ecco fatto, preso con lì a fondo con l'amo del zero, e a questo punto non resta che catturare il salmerino di Zadora in cattura. Vediamo se è il nostro salmerino di fronte. Eccolo qua, Salmerino di fonte. Pensavo fosse un pochino più grande, perché sinceramente dalla foto sembrava enorme. Pensavo fosse più grande. Vabbè, comunque Salmerino di fonte da trofeo ho ottenuto, quindi 1,894 kg, 54, 584 crediti presi. Ha preso a fondo con la Cazzadora AMA 5/0 Shiner. Conserviamo. E anche in questo caso abbiamo finito la nostra missione. Prova del White Moose, ottimo lavoro. Abbiamo vinto una ninfa più 2000 crediti e un Bitcoin. Andiamo a mettere segnalino amico Palmerino. E come potete vedere, in quest'altro caso, escluso questi due punti, anche qua si può pescare praticamente dalla riva. Qui è stata presa la bottatrice, questa è quella dell'altra volta, il salmone atlantico. Qui è stato preso lo splake, splake preso con uova di salmone artificiale, il salmone atlantico con il sacchetto di uova, il salmerino di lago col cucchiaino medio 42 grammi 4/0, il coregone bianco preso con i grilli a fondo e il salmerino di fonte da trofeo preso con lo shiner sempre a fondo. Allora, ragazzi, quindi abbiamo finito anche questa missione. Andiamo a vedere quale sarà la prossima missione. Non so se c'è la missione o se c'è direttamente il mostro. Penso che ci sia direttamente il mostro, perché White Moon non ne vedo altri. Qua anche in Thunder, Esplorazione Aktuba, Maku Maku, mi sa che c'è direttamente il mostro, anche perché non è che ci sono pesci che ci danno modo di fare chissà che video. Allora, il prossimo video sarà quello appunto del mostro, il White Moose conchiglie voodoo. Vanno che ha preso 5 conchiglie voodoo, una l'ho già presa grattando con il speciale, per avere le conchiglie voodoo per prendere il pesce voodoo, non so come cazzo si chiama, se c'è un particolare. Allora, quindi la prossima volta il video sarà sul mostro e poi, ma adesso andiamo in pre, poi ne parliamo. Questo è il pre. Allora, ragazzi, dicevamo la prossima volta, quindi abbiamo visto adesso che c'è la possibilità di fare pesche rapide, missioni rapide. Non è brutto come lago il White Moon, però non è tra i miei preferiti. Poi, ragazzi, far rapido a dire non è tra i miei preferiti quando in realtà si è a livelli abbastanza alti da poter faticare con arapaima e squali, e poi dopo ti ritrovi a piare salmerini, quando in realtà già il salmerino al suo livello è un gran bel pesce. Comunque, dicevamo, la prossima volta abbiamo il nostro caro mostro voodoo. Poi non faremo la sezione Regret One, o comunque la rimanderemo per portare per un paio di volte abbiamo detto, The Angler Call of the Wild, anche perché lo avevamo promesso. E poi ci sarà la live da vedere un attimo. Io spero che per la live sia uscito l'aggiornamento, ma non ci credo, non credo proprio. Allora, ragazzi, come sempre vi ricordo che se il video vi è piaciuto di lasciare un like, di attivare la campanella.
di condividere la pagina, di condividere il canale YouTube, di unirvi al Discord, fondamentale per far parte dei club. E niente, come al solito, noi ci vediamo la prossima volta e fate i bravi. Ciao, Ayu!